Ragazzi, video presi ingredienti dalla Smoothie Challenge e messi in uno slime con gli elastici tagliati. Ragazzi, questo slime è bellissimo, guardate com'è denso. Cioè, si può toccare. L'ho fatto io con il sapone Piatti e il sale. Solo, guardate. Pure se ce lo tengo per assai tempo dentro, non mi sporca. Ma ragazzi, questo slime è bellissimo, cioè. Un pochino umido, però. Allora, se era assestato, qua si erano tolte tutte le bolle, ma poi l'ho mescolato e si sono rifatte le bolle d'aria. Quindi andiamo a prendere la Smoothie Challenge, che è questa, la Smoothie Challenge. Andiamo a pescare il toccato di tutti. Vediamo, possiamo. No, sono tutti aperti. Vediamo. Facciamo che li devo pescare a occhi chiusi. Questo. Lo spray al limone. Spray al limone. Dobbiamo mettere in questo slime lo spray al limone, ragazzi. Ce ne metto poco. Basta. Mescolo con un cucchiaino, però questo non va bene. Questo qui, con il manico. Vediamo se si scioglie. No. Ragazzi. Profumanti, quindi va bene. Di solito con il limone si sciogliono. Questo col sale mi sa di no. No, comunque è ancora denso. Vediamo il toccaggio. No, non mi sporca, vedete? Ma è diventato ancora più denso, mi sa. Non ci credo. Profumo è diventato più denso e niente. Va benissimo così, raga. Questo è lo slime della vita, ho fatto. Ok, questo slime quindi lo andrò a rifare ovviamente, perché questo lo rovineremo se ci capita tipo il ketchup, che puzza tantissimo. Però, ok, io sto andando a posare il cucchiaino, non immaginate che schifo. Prossimo ingrediente. Mi giro sempre questo. Ragazzi, questo video sarà muto. No, io non lo tocco. A parte che si è sciolto. No, non si è sciolto. Oh mio Dio. Madonna. Non me è uscito, però io ce lo metto. Il basilico. Per contrastare l'odore. Questo è buono di odore, il basilico questo. Vediamo. Madonna, io non lo tocco più. Io l'avevo detto non uscire il ketchup. Mettiamo anche un po' d'aglio. Cioè, ragazzi, che cazzo sto fa aglio ci sto a mettere? Madonna, l'aglio. L'aglio. E ci mettiamo pure il peperoncino. Adesso non tanto esce. Ci metto la paprika. Che esce di più. Ecco. Ma ce ne metto un bel po', però. Ma ce la svuoto proprio la paprika dentro. No, ora è buono di nuovo il profumo. Un po' profumo di paprika. Ma questo si è addensato, cioè. Ma ok, cioè, ragazzi, non si sente più il profumo del ketchup, però si è sciolto. Aspettate.
pizzico di sale. Ok, ora lo così e vedo se per caso si riaddensa. No, eh. No, ormai è rovinato. Provo a toccare. Sì, è rovinato. È rovinato. Vai con la paprika, ragazzi, non è riuscito. E puzza tantissimo di paprika, però è buono. È meglio del ketchup sicuro la paprika. Ok, vediamo un po' qui. Questo. L'olio d'oliva. E qua avevo scritto il ketchup, me l'è uscito, eccolo il bigliettino. Ketchup. Che mi è uscito l'olio d'oliva, mi sembra. Ok. Olio d'oliva. Questo qui. Ok, penso che basta così. Certo, anche un po' di spray al limone. Che prima ho visto che me lo faceva addensare, vediamo se si riaddensa. No, raga, è diventato proprio acqua. Vediamo. No, raga, ormai si è sciolto. Io metto e mesco, però non funziona più. Io sto continuando a mettere. Basta, perché non si riaddensa. Tanto lo butto, raga. Metto un altro filo d'olio perché è molto buono. Poi ci mettiamo la farina, lo addensiamo e lo facciamo mangiare a mia mamma. Sì, così muore, non è vero. Non lo facciamo mangiare a mia mamma, lo mangerò io. Madonna. Non è vero, comunque non lo mangerà nessuno. Provo di nuovo a pescare, vediamo questo, no, è piccolo, che cos'è? No, non è tanto piccolo. Peperoncino, va bene, peperoncino. Mi ci metto un altro po' quindi di peperoncino. Ok. Questo qua, raga, è molto buono. Ci metterei pure dei semi di finocchio. Perfetto. E dell'altro aglio forse, però dopo. Forse, non lo so, ce lo metto. Se ci esce magari ce lo metto. Vediamo. Anzi, mescoliamoci. Io guardo un'altra parte, vedete, il giro proprio. Ecco qua, vediamo. Scegli tu, va bene. Vedete, scegli tu. La farina. No, anzi no. Cacchio metto, vediamo un po'. Metto lo spray e il peperoncino. E vi ricordate questi spray come erano belli? Questo funziona di più ora, lo spuzzino. Madonna, quando ho vaporizzato, raga. Ho vaporizzato 2 litri di spray. Sì. Aspettate, prendo un tovagliolo. E mescolo così perché mi fa schifo. Mamma mia. Ma voi non vi eravate resi conto, secondo me, com'era sto slime. Cioè, era bellissimo. Prossimi 3 ingredienti, ultimi 4 forse. Vediamo, questo è piccolo. No. Paprika. Paprika. Ancora paprika, raga. La paprika sta finita. Tutta la paprika quasi. È finita. Dobbiamo comprare un'altra paprika, raga. Vado al supermercato, la compro. No, perché la paprika è buona per fare slime, è buona come odore, come profumo. Ecco qua. Dai, il liquido. Allora, se penso che ci sta il ketchup mi fa schifo.
Però come slime, se fosse così, non fosse neanche male. Però se ci sta il ketchup, sta roba mi fa schifo. Adesso si buttano. Si sciacquo il dito perché ci sta il ketchup dentro. Se vedete come non vorrei morire. E ultimo. No, è colato qua, raga. Io non me ne ero neanche accorto della telecamera. Vabbè, fa niente. Ok. Quindi. Ultimi due ingredienti, questo, il piccolo lo stesso, acqua, acqua, l'acqua, ragazzi, questa qua in bottiglia, questa, non revoca, ok, ultimo ingrediente, questo. Tutti piccoli. Basilico! Altro basilico, vado a mescolare. Vabbè, tanto già c'era acqua. Metto il basilico. Metto una foglia di basilico spezzettata, quindi, perché il basilico quello già ce l'ho messo. Questo basilico fresco, non il basilico macinato. Che è di mio nonno questo, non è il mio perché io non l'ho piantato questo anno. Ok, e ultimo, facciamo l'ultimo, dai. Questo, piccolo stesso, ma cos'è oggi? No, non è piccolo. Origano, origano. Va bene. Anzi, mettiamo questo. Ragazzi, mi sto accadendo tutto l'origano per terra. Un origano questo di casa, che buono. Tanto ragazzi, l'anno scorso dobbiamo fare altro. Non so quando si fa l'origano, però. Non so, però ci sta. Oddio, questo è proprio il ramo. Proprio il ramo d'origano. Vedete lo spezzetto. Questo si vede che è fatto in casa. C'è il ramo dell'origano. Ecco qui. È bellissimo questo slime, guardate che schifo, mi sembrava melma tipo lava. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Forse cucina oppure slime.